visto ieri sera a Cagliari per la partenza della tournée di Luciano Ligabue. Erano in 20.000 per ascoltare il concerto del rocker Emiliano. All'epoca sto pezzo faceva sfracelli in discoteca. Loro non so neanche se suonano più. Si chiamano Neck, My Sharona. Per festeggiare i 10 anni in musica di Luciano Ligabue si parte con una vecchia passione, la radio. Per scaldare i 20.000 al Molly Knusa di Cagliari, una selezione musicale di un Liga DJ. Poi provo a fare ballare i lenti anche. Ah. Che è una consuetudine che si è persa e mi dispiace un po', perché è una buona occasione almeno per scambiarsi il numero di telefonino. Quasi 3 ore di musica per ripercorrere le tappe di una carriera come un viaggio in automobile lungo un'autostrada americana che attraversa il deserto, ma su una 8,50 sfavillante di specchietti. So che alla fine di questi 10 anni poi per un po' mi tolgo dai piedi, però so anche che ho ancora voglia di fare questo mestiere qua, per cui speriamo quando le prendiamo sia tutto lì così com'è. Allora congeliamo tutto nonostante il caldo. Congeliamo, usate un freezer molto buono e molto capiente se riuscite. Saprai che vale la pena vivere. Mentre la musica va avanti, su un mega schermo scorrono le immagini di vecchi film, di Guerra, del suo primo videoclip fatto in casa, e quando è il momento di una vita da mediano, tra l'ovazione del pubblico, le azioni più emozionanti della partita Italia-Olanda. Questa sera finale dell'Italia, dove la vedrai e qualche consiglio? La vedo a casa con gli amici. E il consiglio è quello di mantenere intatto lo spirito dell'altra partita, nel senso che al di là poi che l'altra sera siamo stati assistiti anche dalla fortuna, però c'era molto cuore. Una torta per i 10 anni di attività, l'abbraccio di 16-17.000 fans che hanno cantato a squarciagola le sue canzoni per tutto il concerto. Così Ligabue ha cominciato ieri sera a Cagliari il suo tour italiano. Una sorta di libro autobiografico dal quale il musicista Emiliano non ha voluto sottrarre proprio nulla. Dopo mezz'ora di celeberrimi brani rock degli ultimi 10 anni, proposti di quale DJ della serata, Ligabue è entrato in scena ed il feeling con il pubblico, che evidentemente lo ama svisceratamente, è stato immediato. Adolescenti o quarantenni, senza distinzione, hanno cantato, ballato, saltato sui suoi ritmi per tutta la serata nell'incantevole scenario dell'arena Icnusa. Chiudiamo con lo sport. In persona sabato scorso al Molo Icnusa a Cagliari per il concerto di Ligabue, era la prima data del lungo tour del cantautore di Modena. La grande festa con la quale Ligabue ha celebrato i 10 anni di musica dal vivo è cominciata con il bellissimo brano Balliamo sul mondo, ma è con le immagini e la musica che hanno caratterizzato il concerto cagliaritano. Le immagini sono di Gianni May. Credo sia fantastico se dalle 2 del pomeriggio centinaia di ragazzi stanno sotto il sole ad aspettare una persona, che secondo me vuol dire che è molto speciale. Ciao Luciano. Credo nella vita perché penso che sia la cosa più bella che ci possa capitare. Buon divertimento, ciao a tutti, speriamo sia un buon concerto. Tutto bene lì? Benvenuti alla festa. E in ogni festa che si rispetti ci vuole qualcuno che metta sui dischi e qualcun altro che balli. Ai dischi ci penso io, voi pensate a ballare Smells Like Teen Spirit, Nirvana. Ce l'hai scritto che la vita non ti viene con me.